con un grande accanimento da entrambe le parti, non è successo nulla di significativo. Preferiamo quindi passare decisamente ai calci di rigore, a questa ulteriore appendice di una partita vibrante, ripeto, che non ha lesinato certamente emozioni e situazioni interessanti. Vediamo che si avvicina, comincia la serie di rigori ed è stata sorteggiata per prima la Nigeria. Vediamo col numero 12 Augustin Eguavo, Augustin che va al tiro. Si parte da 1-1, il risultato conseguito nei 90 minuti del centro di gioco. Primo tiro, rete. Per comodità comunque cominciamo il conteggio senza tener conto delle reti iniziali, quindi in questo momento 1-0 per la Nigeria, che ha realizzato il primo rigore. Rivediamo con Augustin. Ripetiamo, la partita si è conclusa dopo 120 minuti con risultato di 1-1. Conteggiamo soltanto i rigori, quindi 1-0 per i nigeriani. La replica algerina è affidata al fuoriclasse Bellumi. Bellumi, ripeto, 29 anni, che gioca a Orano. Vorrebbe venire in Europa. Valutazione del giocatore 1 miliardo. Miliardi teorici, naturalmente. Bellumi. Tra i pali, scatta Bellumi. E rete, pareggio, 1-1. Ha beffato il portiere nigeriano Rufai con un tocco di interno destro, avete visto, angolatissimo, con finta. È stato un po'... Rivediamo l'azione, si ferma un attimo, rallenta la rincorsa e poi col destro spiazza il portiere Rufai. 1-1 dopo i primi due rigori. Ora c'è un altro nigeriano, Odu, entrato nella ripresa. È quello che è entrato al posto di Ademula. Ademula, Odu, tiro parato, resta l'1-1. E gran tipo sugli spalti, grande gioia da parte dei, tifosi, dei sostenitori algerini. Rivediamo Odu, la rincorsa, il tiro semicentrale e la parata, comunque bella, tempestiva, da parte del portiere Drid. Resta l'1-1, prima opportunità nigeriana gettata alle ortiche. Arriva a battere Belgarbi, questo è il difensore centrale, l'involontario autore dell'autorete, che al 39esimo del primo tempo ha mandato in vantaggio la Nigeria. Belgarbi, difensore centrale, ottimo giocatore, ha dato un grande contributo alla sua squadra. Belgarbi rincorsa, tiro, alta, traversa, traversa. Resta l'1-1, doppio errore, prima di Odu e poi di Belgarbi. Resta l'1-1, rivediamo la rincorsa lunga di Belgarbi, passo anche abbastanza lungo, tiro, corpo all'indietro, traversa piena. Vano il tuffo del portiere comunque nigeriano, del portiere Rufai. Ecco un altro nigeriano che arriva a battere. E Uwe, il numero 16, il libero, difensore centrale. Uwe, super atleta, manda baci al pubblico, vedete? Rincorsa lunga, tiro, rete! E siamo 2-1 per la Nigeria, 2-1 nei calci di rigore. Poi a tutti questi alla fine vedremo di sommare l'1-1 maturato nei 120 minuti regolamentari. Rincorsa ancora di Uwe, passo da mezzofondista, tiro, interno destro, accarezzato e palla a fil di palo. A fil di palo ha segnato Uwe. 2-1 per la Nigeria in questo momento. Arriva a battere Matar per gli algerini. Matar, difensore di fascia sinistra, giocatore assai dinamico, ha dato un grande contributo anche di rincorsa breve, tiro, parato. Rufai ha parato questo rigore di Matar. Resta il 2-1 per i nigeriani. Rivediamo il tiro semicentrale, centralissimo anzi, e la parata quasi sorprendente, quasi a sorpresa, da parte del portiere nigeriano Rufai. Un altro nigeriano che si avvicina per battere è il difensore Scofolue, numero 5. Grande attività nel primo tempo da parte di Scofolue, era l'uomo che appoggiava quasi sempre le iniziative d'attacco dei nigeriani. Rincorsa, tiro alto e anche egli butta via
una buona opportunità. Già quattro errori di Odu per i nigeriani, Bergarbi per gli algerini. Rivediamo il tiro. L'interno destro un po' dilettantistica come battuta, palla molto alta. Poi di Matar per gli algerini e ora di Scoflue. Già quattro rigori sbagliati. Questo mi pare sia Yaki che arriva a battere, Yaki algerino, numero 8. L'abbiamo definito in cronaca una specie di sabato, la mezzala del Torino. Stesse caratteristiche, stesso dinamismo, stesso sostegno al gioco offensivo. Yaki per l'Algeria. In corsa breve, tiro, rete! Ed è il pareggio 2-2. Esulta, vedete Yaki. Era visibilmente emozionato, lo è anche adesso. Rivediamo, rincorsa a passetti brevi. Tiro col destro, angolato. Si allunga vanamente il portiere Rufai. Non ci arriva, 2-2. Un altro super atleta per i nigeriani che si appresta a battere. E Rashidi. Tiro, rete. 3-2. Rashidi. Ha realizzato, rivediamo, senza molta rincorsa, tranquillo, destro, ha alzato molto la gamba, molto il ginocchio, ha tenuto bassa la palla, Rashidi ha segnato. Ancora un algerino, e Menad sul 3-2. Tira Menad, rete, pareggia, 3-3. 3-3 in questi rigori. Qui si rischia di andare molto avanti. L'altro nigeriano che si avventura a battere. Mi pare sia Okwaraji. Intanto ci sono inquadrature, pubblico festoso. Ancora la regia indugia sull'inquadratore del pubblico, dei tifosi. In attesa che torni tra i pali il portiere algerino Rid. Fanno un gran tifo, questi sono i tifosi nigeriani, a bene così ci pare. Siamo sul risultato di 3-3, 4-4 considerando l'1-1 terminato dopo 120 minuti di gioco, supplementari compresi. Ecco, torna a dritte tra i pali e il portiere algerino si riprende e c'è un nigeriano che a piccoli passi arriva, si appresta a battere il calcio di rigore. Riprende la serie di questi rigori sul 3-3 parziale dei rigori a favore dei nigeriani. Okwaraji, il giocatore Okwaraji, numero 8 Okwaraji, è entrato molto bene. È una mezza punta di faccia destra, rincorsa rapida, tiro rete, destraccio, il collo pieno di Okwaraji, ha ingannato un po' il portiere, tiro non angolato, semicentrale, ma il portiere è andato sulla cifra su sinistra, rivediamo, e palla dalla parte opposta,
Grande sventolaccia col destro di Okwaraji, con finta sul portiere Drid. Quindi 4-3 parziale a favore della Nigeria. Ecco allora un altro algerino che arriva. E il numero 7. E Boutia e pareggia. E pareggia 4-4. Sempre più emozionante, rivediamo. Tiro ancora col destro, interno piede, e la palla sfugge al portiere nigeriano proteso in tuffo. Siamo 4-4. Sempre più emozionante, si procede ormai ad oltranza. 5-5, vedete il conteggio che tiene conto anche dell'1-1 maturato dopo i 120 minuti di gioco. Ora Henry per i nigeriani, è il regista della squadra, mezzala, grande dinamismo. In corsa rapida e poi appoggia in rete, 5-4 nei parziali dei rigori. Henry ha appoggiato in rete molto bene. In corsa, poi rallenta il passo, rivediamo l'azione, poi col destro beffardamente appoggia in rete dopo aver seduto il portiere avversario. È abile in palleggio e abile anche nelle soluzioni individuali questo giocatore Henry. Henry e Buzou, ma che noto, più noto come Henry. Ecco ora Medan per l'Algeria, Medan attaccante sul 5-4. Il cortino sinistro, rete, 5-5, shoot sinistro di Medan, esultanza dopo il gol, ancora in parità. Rivediamo, è un sinistro naturale, shoot sinistro, alza ancora una volta di polvere di gesso e palla in rete. Un piccolo missile, basso, l'abbraccio ora col portiere Drid. Medan avanza a battere Omokaro per i nigeriani. Numero 13, Omokaro. È tornato fra i pali Drid. In corsa, rete ancora con finta. E siamo 6-5 per la Nigeria. Splendido atleta, avete visto che modello. Questo Omokaro, che è entrato ovviamente di supplementari. Palla appoggiata, liftata all'interno destro. Ha pintato sul portiere, ha messo in rete. 6-5, parziale dei calci di rigore a favore della Nigeria. Replica algerina. È affidata al nuovo entrato, a quello che ha segnato il gol del pareggio. Mache, numero 18, in corsa lunga, col sinistro, no col destro. E palla in rete. Mache ha segnato con finta, è sembrata addirittura fuori, invece si è infilata a fil di palo, rivediamo, quasi da fermo, ma che interno destro, spiazza il portiere e infila, mandando la palla a sfiorare il palo